Ben ritrovati con un'altra puntata di A Tu per Tu. Ancora torniamo insomma nel nostro habitat naturale che è la politica e ospitiamo anche questa settimana uno dei candidati che insomma dovranno fare questa corsa, la corsa quella che piace anche a te, quella sai, che si corre con le scarpette da ginnastica, verso le elezioni amministrative. Prossime. Benvenuti a tutti e benvenuto al candidato, a uno dei candidati a Cortona. Andrea Bernardini. Grazie per l'invito, buonasera. Un comune, beh, insomma, il più importante. Dopo Arezzo, di solito è prima, nello scenario comune, perché Arezzo è in provincia di Cortona, in realtà è il contrario. C'è stata qualche battuta qualche anno fa, in proposito. Sì, anche se poi i sindaci hanno sempre un po' stemperato, no? Ma non è vero. No, invece in realtà, insomma, questa sorta di... ma neanche competizione, insomma, Arezzo Cortona ultimamente ha fatto di tutto per farsi notare nel panorama nazionale, vedi Banca Etruria, vedi altre vicende, quindi si è parlato molto, un po' ha recuperato, forse nel panorama culturale internazionale Cortona conserva sempre una posizione più... più conosciuta di Arezzo. Sì, vabbè, va bene lo stesso, insomma, siamo sempre in provincia di Arezzo. Detto questo, lui è anche un assessore... Ah, poi c'è l'unica banca che c'è rimasto, l'unica popolare che c'è rimasto... attaccata a questo territorio. La popolare. C'è anche... Ah sì, popolare sì, perché poi c'è anche Arestia, no? Vabbè, si fa pubblicità anche alle banche, non si potrebbe, ma... vabbè, ma insomma, diciamo... Va bene, io solo volerei l'argomento banche, perché poi entriamo in una massa terribile. Ecco, lui è anche un assessore uscente dell'attuale amministrazione. Sì, io sono attualmente assessore alle politiche sociali, all'ambiente e allo sport della giunta Basanieri e devo dire che è stata un'esperienza molto importante quella dell'assessorato, mi ha permesso di conoscere sia la macchina comunale che anche il territorio, che il nostro è un territorio molto vasto, oltre 340 km quadrati, 44 frazioni, quindi devo dire un comune complesso da amministrare e su cui io mi ci sto imbattendo ora in questa battaglia che sarà quella della campagna elettorale, ma sono molto fiducioso del risultato. Insomma, parte sicuramente ora per i suoi avversari sarà uno svantaggio, ma insomma avere alle spalle quanti anni Francesca, ora non ricordo se era il primo secondo. Il primo mandato, quindi sono 5 anni, sì. Ecco, però, allora, intanto vogliamo cominciare, come si colloca questa sua diciamo questa sua proposta elettorale nel panorama politico? Al centro, al centro-sinistra, sinistra, destra, dove si colloca? Allora, noi veniamo da un'amministrazione che è stata di centro-sinistra. Io sono stato individuato a fine gennaio dal Partito Democratico di Cortona come candidato, visto che il sindaco Basanieri non aveva deciso di non ricandidarsi. La mia proposta è una proposta aperta. Io devo dire che in queste settimane ho incontrato più volte anche altre forze politiche. Abbiamo ottenuto da poco l'appoggio del Partito Socialista di Cortona, abbiamo una lista civica che prenderà il mio nome, che si chiama quindi Cortona per Bernardini, che sta appoggiando il mio progetto. Tuttavia siamo ancora aperti a ulteriori contributi, a ulteriori forze collegate ovviamente al mondo della sinistra, ma non solo. Io credo che nel 2019 si debba andare anche un po' oltre i vecchi schemi politici, quindi è necessario anche il contributo della società civile, quindi persone che con la loro competenza, con la loro professionalità hanno dato per il nostro territorio dei contributi e devo dire che nel nostro territorio ce ne sono molte di queste persone e alcune sono già dentro la mia squadra. Quindi è superata quella vecchia concezione dell'autosufficienza del PD anche a Cortona? Sì, io credo che quella sia stato un grave errore, soprattutto in quest'ultima fase. A livello nazionale il PD si è concentrato, si è creduto autosufficiente. Questo è stato purtroppo una sconfitta perché non ha portato a risultati positivi. Noi da Cortona, io mi sono proposto come un modello innovativo e di apertura, quindi il PD come perno di una coalizione più ampia in cui ci possono essere sia le forze tradizionali di centrosinistra ma anche forze civiche che possono appoggiare questi progetti di amministrazione. Saranno elezioni locali, quindi conteranno le persone più che la politica e su questo noi punteremo molto.
Vedi Greta, già da qui si intuisce, forse non è un renziano, insomma, ecco, non appartiene all'area più renziana. Ora all'ultimo ovviamente Renzi non c'era, quindi ho votato Zingaretti come segretario, credo che abbia... È partito da Cortona Zingaretti. Zingaretti partì proprio da Cortona alla convention di Area Dem di fine 2018 e devo dire che ha portato avanti una proposta più ampia, plurale e inclusiva. Forse quello che è mancato al Partito Democratico negli anni passati, su quella base noi a Cortona maggiormente vogliamo concentrarci. Però devo dire che Cortona è uno dei territori in cui questo, non so se poi è una lettura corretta o meno, ma però questo scossone appunto del Partito Democratico si è sentito di meno. Cioè, mentre nel capoluogo, insomma, il tracollo è stato netto e visibile, in un comune, non lo so, forse perché lì sono tutti più sorridenti, c'è il sole della Toscana che vi bacia di più rispetto ad Arezzo e allora si sentono meno, insomma, le cose vanno meglio, non lo so, qual è il segreto di non... come dire, avere ecco questi... Ma noi diciamo siamo ancora un partito, quello del Partito Democratico è un partito radicato nel territorio, nonostante la vastità, noi abbiamo dei circoli ancora aperti nel territorio, ce ne abbiamo oltre 10. No. Come lei sa, invece nel resto della provincia, perché di fatto questo non è assolutamente così. Ma diciamo... di Cortona, Arezzo l'ha perso. Sì, esatto. E forse è stato proprio quello un problema anche del radicamento nel territorio. Noi su quello invece facciamo la nostra forza, perché nelle frazioni alla fine abbiamo sempre dei rappresentanti forti nelle frazioni e magari anche che sono vicini al nostro partito e riusciamo a essere quindi presenti, a essere degli interlocutori credibili per la gente. Su quello noi ci proponiamo e il Partito Democratico è stata da sempre una forza di governo e quindi crediamo veramente di avere tutte le carte per proseguire quel buon governo che abbiamo fatto in questi anni, ma anche innovando, creando anche delle condizioni diverse, perché i tempi sono anche cambiati e quindi bisogna anche innovare. Insomma, no, ed è un po', lo dico con una punta di invidia da aretina, no? Nel senso che comunque Cortona riesce assolutamente sempre un po', come dire, anche dalle difficoltà, no? A trovare poi la strada giusta per risolvere. Però, ad esempio, c'è stata una vicenda che, dove secondo me, sì, è vero che l'attuale sindaco si è speso molto per insomma, comunque fare, ecco, essere presente, però la vicenda Cantarelli, no? Sì. Non tocca solo Cortona, ovviamente tocca i tre comuni, Cortona, Castiglione Fiorentino e Arezzo, però indubbiamente insomma sulla Val di Chiana il suo cuore, ecco, è una delle cose su cui si poteva lavorare, perché poi di fatto anche lì è andato purtroppo, sì, è un altro purtroppo grosso nome. Sono situazioni molto importanti e gravi che hanno ripercussioni sulle famiglie, perché sono molte le famiglie del territorio. Sociale, no? Sì, 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 quindi abbiamo avuto anche dei riscontri proprio in termini di richieste ai nostri uffici. Devo dire che questa non è l'unica situazione che in Italia è venuta fuori in questi anni, perché purtroppo di imprese che sono andate in fallimento o che hanno avuto dei grossi problemi, quindi messa in cassa integrazione dei dipendenti, ce ne sono diverse. Sulla Cantarelli è stato un discorso molto anche trascinato, molto lungo, non siamo arrivati a una conclusione chiara e ottimale, e da quello credo che bisogna continuare a vigilare. Ovviamente sono dinamiche che il Comune ha le proprie competenze fino a un certo punto, credo che il governo, la regione possano veramente incidere e dare una mano per ripartire. Io quello che posso assicurare è di continuare a vigilare e stimolare una soluzione positiva che sembrerebbe esserci, ma che va messa in pratica soprattutto a garanzia delle famiglie e dei dipendenti. Cioè ancora si vede un po' di luce su questa vicenda, perché io invece la leggo in un'altra maniera. Sì, ancora è molto critica la situazione, però io credo che una delle imprese storiche del nostro territorio, che ha fatto della qualità, del livello dei prodotti, il suo marchio di fabbrica, non possa morire in questa maniera. Quindi dovremo tutti insieme, credo, fare un ragionamento costruttivo, istituzioni, impresa e governo, per poter trovare una luce a questa situazione. Allora, io invece
credo, vorrei chiedere praticamente per quanto riguarda le politiche proprio sociali e quindi l'attuale situazione nazionale in merito anche alla questione dell'immigrazione, richiedenti asilo, comunque sia questo atteggiamento oramai che ha preso un po' il sopravvento in questo paese, che parte dalla Lega, che parte da Salvini, questo modo di noi e loro, prima gli italiani, prima tutte queste frasi, tutto questo modo, questo, diciamo, l'abbiamo detto più volte, sì, questo sputare cattiveria nella società. Ecco, vorrei chiedere quindi all'assessore cosa ne pensa di questo e come soprattutto come ha affrontato il problema Cortona anche in merito all'integrazione e come intende proseguire se lui sarà sindaco rispetto a questo fenomeno. Voi avete, faccio un inciso, Marco Casucci è cortonese? Sì, sì, sì. Capito? Come abbiamo avuto un incontro-scontro sì, no, no, importante, però insomma lui fa il suo mestiere di consigliere regionale, insomma è un cortonese e lo vedo anche molto attivo sul vostro territorio. Sì, un consigliere regionale di opposizione, credo sì, che sia molto diverso fare il consigliere di opposizione di maggioranza quando questo sia a tutti i livelli, quindi regionale, di governo, lo stiamo vedendo ora le contraddizioni forti che animano le due anime della maggioranza, o fare il consigliere o assessore a livello comunale. Credo che sulla tematica dei migranti si sia cavalcato veramente in maniera strumentale e propagandistica. La Lega ha ottenuto un ottimo riscontro in termini elettorali a scapito del Movimento 5 Stelle, che ha seguito questa logica molto populista. Noi devo dire che a Cortona abbiamo sempre fatto le cose seriamente, abbiamo ricevuto da parte della prefettura i migranti, li abbiamo integrati nel nostro territorio, abbiamo fatto anche dei progetti ad hoc con le cooperative che lo gestivano, abbiamo consentito loro di fare anche dei lavori di piccola utilità, quindi manutenzioni, pulizie del verde, e devo dire che c'è stata una risposta. Credo che questa sia l'unica risposta possibile, quella dell'integrazione, quella di far sì che queste persone possano sentirsi parte della comunità, cosa che invece se non viene fatta può degenerare anche in atteggiamenti violenti, in atteggiamenti anche di microcriminalità. E quindi noi crediamo che il processo sia soltanto a livello di inclusione e di integrazione, però ovviamente la gestione di tutto spetta al governo centrale, questo è un rimando che il comune fa sia nel caso che sia un governo di centro-sinistra che di centro-destra. Allora, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Vabbè, glielo chiedi dopo la pubblicità. Benissimo. Vai. Seconda parte di A Tu per Tu con il candidato per il centro-sinistra, possiamo dire così, sì, Andrea Bernardini, per il Comune di Cortona, le prossime elezioni amministrative. Avevi una domanda che la pubblicità ti ha... Vorrei chiedere sempre all'attuale assessore se ritiene fondamentale nell'amministrare, ma anche nel fare politica, quindi il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo, del volontariato, delle associazioni sportive, diciamo di tutto quel substrato che credo sia poi la forza di tutti della nostra società, che molto spesso è stata invece negli ultimi tempi poco considerata, sicuramente a livello nazionale, penso insomma alle scelte fatte anche dal governo precedente, ma anche di questo, di non considerare né le rappresentanze sindacali né le rappresentanze sociali, e quindi di voler imporre le loro scelte, di vivere con molta sofferenza l'idea di contrattare, di confrontarsi continuamente con questo mondo. Sì, no, io credo che su questo invece ci sia molto da fare, e io devo dire che
come assessore alle politiche sociali e a livello di sport abbiamo incontrato tantissime associazioni sportive, associazioni di volontariato culturale, abbiamo fatto degli eventi ad hoc. Io credo che è venuto l'eco della Notte Bianca dello Sport, sia arrivata anche ad Arezzo, perché un evento coinvolgente tutte le associazioni sportive, bloccando un'intera città per una giornata, si verifichi in pochi posti. Abbiamo fatto con il sociale dei patti di collaborazione, quindi abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato nella gestione, nel mantenimento di beni pubblici, e devo dire che le risposte sono state molto positive. La cittadinanza, ma in particolare queste associazioni, hanno risposto positivamente. Ci sono stati degli esempi: anche a Camuscia abbiamo inaugurato uno spazio per un'area cani, dove l'associazione che gestisce l'attuale canile lo sta gestendo. C'è dei piccoli giardini sia a Camuscia che a Cortona che sono stati presi in carico da delle associazioni del posto. Ecco, noi crediamo che si debba lavorare su questa consapevolezza della comunità, del senso di appartenenza alla propria, al proprio paese, e quindi anche in futuro, se mi sarà concesso, ci lavorerò molto, perché credo che sia l'unica strada per arrivare a determinati risultati. Un'altra cosa, lei attualmente è un amministratore e un po' in tutti i comuni, ma insomma se abbiamo sentito dire che a Cortona l'apparato amministrativo, i funzionari amministrativi molto spesso insomma hanno, vabbè, gli è riconosciuto dalla legge una funzione particolare, soprattutto un potere molto particolare, ma sembra che lo esercitino con molta forza. Non lo so queste voci da dove vengono, però credo che indipendentemente dalla verità o meno comunque delle voci, io credo che l'amministrazione debba fare l'amministrazione e i dirigenti, quindi la parte vera della macchina amministrativa, deve attuare quello che l'amministrazione dice. Io credo che la legge ha un po' cambiato nel corso degli anni anche il ruolo dei dirigenti, attribuendogli dei ruoli veramente importanti, ma l'amministrazione ha il suo compito di individuare le strategie, di individuare le priorità, e su quello ci concentreremo. Io credo che di avere a fianco a me una squadra importante di ragazzi giovani che possano stimolare anche progetti innovativi. Spesso ci rimaniamo un po' fossilizzati su alcuni schemi. Io credo che si possa veramente superare questo modo di fare e andare oltre. Quindi insomma ce la fa, se lei sarà sindaco, ce la farà. Sì, io credo che si non possa. Non verrà fermato. No, che si possa andare oltre gli schemi. La burocrazia è veramente tanta, però sono fiducioso che lavorando insieme, coinvolgendo anche gli uffici in determinate scelte, si possano ottenere dei buoni risultati. Allora, abbiamo sentito che la sua lista si chiamerà... Una lista civica che è Cortona per Bernardini. Ok, quindi una lista civica. Poi lui ha detto sinistra, ma non solo. Insomma, per vincere bisogna un po'... come dire, andare da un capo all'altro e ritorno, oppure, perché se nel PD ci crediamo, dovremmo presentarci con... È un campo largo, noi sono... Quanto è largo questo campo? È un campo abbastanza largo, che credo che, ripeto, bisogna uscire dai vecchi schemi, anche centro-sinistra, centro-destra. Movimento 5 Stelle? No, su quello non credo che ci siano possibilità. Ecco, il campo si restringe perché ci sono delle... Ma ci sarà il Movimento 5 Stelle? Penso di sì, però la cosa inusuale ad oggi è che sono l'unico in campo in questa sfida, non abbiamo ad oggi avversari né dei 5 Stelle, ufficializzati, né del centrodestra, che non stanno trovando una quadra. Sembra che il sindaco di Cortona, il candidato a sindaco del centrodestra, venga deciso nelle stanze di Firenze dopo degli accordi
che verranno fatti per la scelta del candidato a sindaco a Firenze, a Livorno e a Palato, e in base a quelle scelte verrà individuato quello, il candidato a sindaco di Cortona. Non mi pare che sia un modo per individuare le persone migliori e quindi sia anche poco rispettoso dei nostri cittadini. Il Comune è la forza più importante attualmente del centrodestra, qual è? Anche lì la Lega? Diciamo, alle ultime elezioni di marzo scorso la Lega aveva ottenuto un buon risultato, quindi credo che sia la Lega. Ma c'è una struttura, c'è organizzata? Non credo che abbia un'organizzazione tale simile al Partito Democratico, è un po' riferita esclusivamente a delle persone, quindi al consigliere regionale e a poche altre figure, e quindi credo che siano loro a tenere un po' le fila di tutto il centrodestra, che saranno costretti magari a andare dietro alle scelte imposte dalla Lega. Allora, sembra che vada un po' tutto bene, Madama la Marchesa, ma così non sarà, no? Ci saranno comunque delle questioni che lei vorrà, come dire, risolvere, portare avanti, migliorare rispetto alla passata amministrazione. E poi, per il futuro di Cortona, che indubbiamente ha già ormai da tempo, insomma, un po' sostituito, no? Quello che dovrebbe fare anche il capoluogo con l'attività turistica, le altre attività economiche che purtroppo, lo abbiamo ricordato prima, sono venute meno, ma anche lì si può migliorare, ci si può fare di meglio, ci si può ecco, pensare a qualcosa di diverso per il futuro? Certamente, noi abbiamo fatto molto, ma io credo che bisogna andare anche avanti e quindi innovare. Sulla cultura e sul turismo Cortona si è sempre, come avete detto voi in precedenza, rivelata come un riferimento per la provincia, per la Toscana, ma anche in Italia. E su quello io ritengo indispensabile delle collaborazioni proprio anche con città grandi che possono fare con Cortona delle collaborazioni paritarie. Delle mostre di livello le abbiamo fatte anche proprio di recente, questa è la strada da seguire. Abbiamo avuto la fortuna negli anni passati di avere un mondo che si apriva a quello dell'America, grazie anche al film Under the Tuscan Sun. E credo che ora però sia il tempo anche di esplorare magari nuovi orizzonti, credo che il mondo per esempio orientale dei paesi emergenti possa essere un mondo da approfondire, che Cortona con il suo brand, un brand forte, possa rappresentare anche la Toscana e quindi in questi ambiti. Io promuoverò quindi anche tutta una serie di operazioni per far sì che il brand Cortona, il nome di Cortona possa aumentare ancora di più in tutto il mondo. Era un po' per capire se lui sarà il prossimo sindaco, vorrà un po', come dire, campare di eredità, non credo perché... oppure se vorrà, come dire, mettere qualcosa di suo. Allora prenderà la valigetta e andrà in Cina, in Giappone, in... Ma io credo che l'amministrazione può fare tanto, ma come si diceva prima, nel mondo dell'associazionismo, ma nel campo cultura e turismo, anche con gli operatori turistici, noi abbiamo tantissimi strutture, tantissime cantine, quindi ci sia veramente la possibilità di aprire un mondo nuovo che può avere, che può portare dei benefici importanti per tutto il nostro territorio. Ecco, a proposito di questo vorrei chiedere due cose. Cortona è sicuramente un comune a vocazione agricola molto, molto importante, quindi da un lato che programmi ha il suo gruppo per l'agricoltura, ma penso ormai l'agricoltura è legata anche al mondo del turismo, e poi anche il fatto che Cortona è un comune al confine con l'Umbria e gravita, diciamo, molto attrattivo anche verso Perugia, quindi rapporti con l'Umbria, con Perugia, quali sono? Sì, assolutamente. Allora, l'ambito agricolo è un ambito su cui il Comune ha una competenza relativa, ovviamente è la Regione che detta un po' le linee anche con i piani di sviluppo, con gli incentivi. Noi abbiamo avuto la possibilità di avere una delle realtà più importanti a livello nazionale, Bonifiche Ferraresi, si è insediata da alcuni anni nel nostro territorio portando un indotto veramente importante. Io credo che su questo noi ci dobbiamo concentrare. Il discorso dell'Umbria credo che lo possiamo fare attraverso i trasporti. C'è una richiesta forte dalla stazione di Tirontola per l'alta velocità. Noi ci stiamo muovendo insieme a tutti gli altri comuni del Trasimeno per rafforzare la nostra stazione, per far sì che ci sia
l'alta velocità anche da noi, e chissà, io non lascio nulla al caso, anche la media Etruria è un obiettivo magari a lunga scadenza, ma io lo tengo ben saldo nei miei pensieri. Insomma, che possiamo dire? Ma ci vuoi, ecco, io però una cosa non gliela normalmente all'inizio, ci vuol parlare un po' di sede, oltre che dell'esperienza politica, qual è la formazione? Io allora sono nato politicamente con il Partito Democratico di Veltroni, quindi le mie prime esperienze sono state lì, ho fatto il consigliere comunale per una legislatura e sono stato rieletto sempre tramite preferenze, ottenendo il maggior numero di preferenze anche nel 2014, sono stato quindi assessore. Io faccio l'ingegnere, sono ingegnere, ho svolto sia la professione sia come lavoro dipendente in un'azienda privata che ora attualmente nel pubblico. Quindi ho anche una esperienza rispetto a vedere con varie sfaccettature il mondo, e quindi so come ci si sente da dipendente pubblico, come è l'ambiente territorio. Ambiente territorio, quindi mi sono concentrato nel mio mandato molto. Ho studiato a Perugia? Ho studiato anche a Perugia, sì. Ecco, che è lì la facoltà. La facoltà di ingegneria di Perugia mi ha permesso anche quindi di avere una formazione specifica su temi tecnici. Quindi il rapporto con Perugia è forte. Sì, sì, assolutamente. E credo che questa mia conoscenza l'ho potuta mettere a disposizione in questi ultimi anni sulla questione dei rifiuti. Cortona era molto indietro nella tematica della raccolta differenziata. Nel 2013, se pensate, eravamo al 18% e noi riconsegniamo nel 2019 una Cortona ad oltre il 50%. Quindi il lavoro è stato tanto, l'impegno molto, ma anche la soddisfazione. Poi due proposte, giovani, perché anche Cortona sicuramente avrà problemi di occupazione giovanile, anche un po' il disagio giovanile, ora non sì. Questo è un po' il genere, e poi anche gli anziani, diciamo questi due estremi, che il programma cosa pensa, cosa pensate? Noi sulle politiche sociali rivolte sia ai giovani che agli anziani da sempre abbiamo investito veramente molte risorse. Per gli anziani è in stato di definizione il nuovo centro sociale di Camuscia, sarà un centro di aggregazione per tutto un mondo, quindi non soltanto quello di Camuscia ma anche di tutta la comunità. Lo abbiamo individuato in una struttura vicino anche alle scuole, quindi può essere anche interessante per un rapporto con i giovani, con il mondo della scuola. Sui giovani c'è molto da fare, io ho intenzione di farli rendere partecipi di alcuni progetti, di essere loro a decidere cosa vogliono fare, soprattutto in ambito del verde, della collaborazione con le varie associazioni sportive. Ci sono delle risposte buone, su quelle noi dovremo basare il nostro mandato. Dobbiamo veramente chiudere. Era interessante però questo passaggio sulla stazione, no? L'abbiamo un pochino sorvolato, perché in realtà se una pecca la dobbiamo trovare a Cortona, ora non è colpa di Cortona, ma è proprio la viabilità, nel senso che c'è questa benedetta, maledetta regionale 71 sì. Che rimane al momento, insomma, il però collegamento. Sì, è il collegamento principale, è l'unico asse che collega Arezzo, il Casentino con la Val di Chiana. Però anche su quello abbiamo una novità fondamentale, partiranno i lavori il prossimo anno dell'ultimo stralcio di variante che dal Vallone porta alla Pietraia. È un investimento importante della Regione Toscana con fondi europei, sarà uno sviluppo grosso del nostro territorio, ci consentirà anche, visto che andremo ad approvare nella prossima legislatura anche il nuovo piano strutturale, quindi a livello urbanistico decideremo quale sarà la Cortona non solo del 2024 ma addirittura anche dei prossimi 15 anni, quindi per arrivare al 2034, e le infrastrutture e la viabilità saranno fondamentali. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo come strade comunali di competenza ben 1300 km quadrati, non credo che molti comuni possano avere questi numeri. Comunque ce l'hanno. Appunto, è proprio per quello che ce l'abbiamo anche noi, ma per mantenere 1300 km non è assolutamente semplice, però devo dire che negli ultimi anni abbiamo investito molto anche in sicurezza stradale e nella viabilità. Ecco, ma questa media Etruria io davvero la vedo più come una seconda due mari, gliela dico proprio come la penso.
Sicuramente. No, nel senso che non si farà mai, cioè, secondo me. È un obiettivo, non è così semplice, perché le risorse sono ingenti da sostenere, va individuata anche una localizzazione appropriata. Io credo che quella che riguarda il nostro territorio, quindi c'erano state varie ipotesi di Farneta e di Creti, possa essere la più appropriata, perché comprende un mondo più ampio, che è quello anche senese, quello del mondo di Perugia. Non se fa manco quella, se la prende Cortona e noi siamo a posto. No, vabbè, vediamo un po' quello che anche però i tecnici diranno su quali è il bacino di utenza più favorevole, però io credo che il nostro territorio sia quello più adatto per coinvolgere anche un mondo dell'Umbria, il mondo senese e anche quello aretino, ovviamente. Insomma, la posizione geografica è favorevole. Detto questo, ritroveremo magari Andrea quando la campagna elettorale sarà un pochino più concitata, poi quando sapremo anche, perché poi se è l'unico vince lui sicuro, perché se non si presenta nessun altro non penso mi lasceranno solo. Non credo, però ad oggi è così. Ok, noi ringraziamo il nostro ospite, facciamoli in bocca al lupo per questa campagna elettorale e noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie, arrivederci a tutti.